Al CES 2022 una delle parole chiave è stata sostenibilità. Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, grandi protagonisti sono stati i produttori di veicoli elettrici, dalle auto da corsa alle scavatrici fino alle moto da strada. Ormai tutti i marchi più importanti del mondo di qualsiasi settore puntano fortissimo sull'elettrico e senza più dover rinunciare a certe prestazioni ed un certo stile. Questa è sicuramente una svolta. Prima, se si passava da una moto a benzina ad una moto elettrica, bisognava accontentarsi di uno stile un po' grezzo di prestazioni più modeste. Ed è per questo che ci siamo concentrati sullo sviluppo di un tipo completamente nuovo di tecnologia del propulsore elettrico che mette in campo tutta la potenza e l'energia necessarie per superare le prestazioni a benzina. Così, questa moto può raggiungere 320 all'ora, da 0 a 100 in meno di 3 secondi, 230 km di autonomia, come o addirittura meglio di una qualsiasi superbike che si può acquistare dai principali costruttori. Ma che dire di altri veicoli come questi mitici camion, un simbolo degli Stati Uniti, anche loro adesso sono elettrici. Questo camion dietro di me è completamente elettrico, chiunque potrebbe comprarlo, ma deve pagare fino a tre volte il prezzo di un camion diesel o a benzina. Un altro problema poi è quello di trovare un posto dove ricaricarlo. Nessuno dell'azienda costruttrice Pacar ha voluto parlarcene davanti alla telecamera, ma in privato hanno ammesso che la produzione della struttura di ricarica per questo tipo di camion è molto in ritardo. Al contrario, i produttori di questa superbike elettrica ci hanno detto che la ricarica è relativamente semplice. Ci sono già decine di migliaia di stazioni di ricarica in tutto il Nord America e in Europa, sono praticamente ovunque. Non è una sorpresa poi che uno dei grandi marchi mostra a Tesla. La società di Elon Musk, specializzata in supercar elettriche, ha costruito dei tunnel sotto il centro conferenze per traghettare i passeggeri avanti e indietro dai vari stand. Dopo essere scesi nei tunnel sotto il centro conferenze, si sale in una delle auto e si fa un viaggio sottoterra indubbiamente sostenibile, anche se un po' inquietante, fino a destinazione. Un giorno ha commentato uno degli autisti, forse tutti i nostri viaggi saranno così, come questo. Sarebbe una buona notizia per Elon Musk, probabilmente lo sarebbe anche per il pianeta, ma sembra proprio che per questo futuro dovremo aspettare ancora un po'.